È durata una sola settimana l'abdicazione del Matera dalla vetta della classifica. Regolando con un rotondo 6-0 la malcapitata e modesta paolana e approfittando dello scivolone della cariatese a Noicattaro, i biancazzurri si sono nuovamente isolati in cima alla graduatoria. Un successo, quello conseguito questo pomeriggio il 21 settembre, che ha come cancellato le amarezze e le polemiche sorte all'indomani della sconfitta di Cariati. Ci si aspettava una squadra caricata al massimo, con la giusta rabbia in corpo, per dimostrare ai presenti e agli assenti il reale valore della formazione. Ebbene, al di là della modestia dell'avversario, che tuttavia era reduce da un positivo rendimento nelle ultime 3 giornate, tutto questo oggi si è visto in campo. 11 giocatori, anzi 13, considerando anche Pugliese e Fanelli entrati nel finale, che non si sono concessi un attimo di tregua neanche quando il punteggio andava assumendo proporzioni vistose. Una squadra che è apparsa nello stesso tempo concreta e spettacolare, che ha frastornato gli avversari che dopo appena 21 minuti erano già sotto di 3 gol. La paolana quindi non ha avuto neanche l'opportunità di abbozzare la benché minima reazione, dando anzi spesso l'impressione di voler difendere un passivo che si andava facendo sempre più pesante. Nei 6 gol è quindi racchiuso un po' tutta la cronaca della partita, anche se i materani hanno avuto modo di fallire altre clamorose palle gol. Le prime 2 segnature, al 14° e 16°, sono giunte su calcio di rigore, su 2 iniziative di Caputo, oggi schierato nell'inedito ruolo di fluidificante. Impeccabili le trasformazioni di Budroni, che in entrambe le occasioni ha spiazzato il portiere. Dopo 5 minuti Caldarola ha praticamente chiuso la partita sfruttando al meglio un'iniziativa di Catacchio dalla tre quarti. Sul 3-0 il Matera ha cominciato a fare accademia, divertendo il pubblico anche oggi presente abbastanza numeroso sugli spalti. Stessa musica nel secondo tempo, al 18° Filidoro affonda sulla sinistra e pennella altruisticamente un cross per la testa di Budroni, che mette a segno il suo 9° gol stagionale. Lo stesso Filidoro al 36° riceve da Caldarola al limite e piazza la palla alle spalle dell'incolpevole Redolfi. L'ultimo gol porta la firma dei 2 nuovi entrati. Pugliese caparbiamente mantiene il possesso della palla ed effettua un cross per la corrente Fanelli che porta sul 6-0 il risultato finale. Una gara quindi attesa con una certa apprensione ma che si è rivelata esaltante per la prova dei biancazzurri, compresi Barberio e Filanino chiamati oggi a sostituire gli squalificati Cimino e Danza. Una prova di sicurezza da parte loro che dà alla squadra la serenità e la convinzione di poter affrontare anche i prossimi impegni con l'autorità dei primi della classe.